e benvenuti nella mia cucina con le ricette segrete di Tami. Visto che la Pasqua è vicina, io vi voglio proporre una ricetta che fa parte della mia tradizione pugliese. È la famosissima ricetta delle puddiche salate. Mentre le puddiche non sono altro che un impasto con cui si preparano i taralli, con all'interno un uovo e poi ricoperto con una treccia solitamente dello stesso impasto. Non si sa quando risalga questa ricetta, però vi assicuro che noi della Puglia siamo molto legati a queste ricette tradizionali e quindi spero che con i miei suggerimenti riusciate a prepararle anche voi. E vi assicuro che l'impasto è davvero buonissimo e potrete preparare anche dei buonissimi taralli speziati al finocchio, al pepe e davvero davvero molto buoni e croccanti. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo a preparare le nostre puddiche salate. Sfumiamo 250 ml di olio d'oliva con la buccia degli agrumi. Appena l'olio fa le bollicine, togliere le bucce e farlo raffreddare completamente. Intanto sbollentiamo le uova che ci occorreranno per preparare le nostre scarcelle o puddiche. Prepariamo tutti gli ingredienti per impastare. Intanto sciogliamo il lievito di birra fresco in una parte minima di acqua tiepida. Su una spianatoia versiamo le due farine. Misceliamo. Creiamo dei vortici e inseriamo il sale. Aggiungiamo il lievito sciolto in acqua. E iniziamo ad impastare. Poco per volta andiamo ad aggiungere l'acqua. Creiamo un foro centrale e aggiungiamo l'olio d'oliva. Pian piano aggiungiamo sempre l'acqua. Fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Quando l'impasto avrà raggiunto la consistenza giusta, formiamo una palla e inseriamo in una coppa con la base un filo di olio evo. A questo punto copriamo con pellicola e facciamo lievitare per circa 2 ore. Quando sarà lievitato, infariniamo la spianatoia e capovolgiamo l'impasto. Creiamo un panetto lungo e dividiamo l'impasto in base a come si vuole aromatizzare. Stendiamo con le mani e aggiungiamo il finocchio e il pepe. O se si vuole, si può comunque dividere l'impasto, come ho fatto io, e in una parte ho aggiunto i semi di finocchio e nell'altra il pepe. Però se volete potete aggiungere tutti e due gli aromi in un unico impasto. Formiamo dei rotolini e iniziamo a formare le nostre scarcelle. Scarceddi o pudichi. Creiamo una base e inseriamo l'uovo sodo, formando delle trecce. Una volta che abbiamo fatto la base, formiamo una treccia con dei cordini un po' più sottili. Inumidiamo con un po' d'acqua
e adagiamo la treccia sulla parte superiore, incastrando un impasto con l'altro. Potremo anche sovrapporre due strisce in crocio anziché una treccia in questa maniera. Adesso facciamo i tarallini. A questo punto adagiamo su carta da forno. Ora possiamo infornare in forno preriscaldato a 180 gradi i tarallini per circa 15 minuti fino a doratura, mentre le scarcelle per circa 25-30 minuti, poi dipenderà dal tipo di forno che abbiamo in casa. Un altro consiglio: a cottura ultimata lasciate riposare in forno per altri 5 minuti, lasciando la portella del forno semiaperta. Così risulteranno ancora più croccanti. Le nostre scarcelle e puddichi sono pronti, e anche i nostri taralli. Questa è la ricetta della tradizione della mia amata Puglia. Santo Paolo meu de Galatina, Santo Paolo meu de Galatina, e lassi la ballata.